Amici di Arco Iris, benvenuti a Leggere negli occhi, la rubrica a cura dell'Associazione Scrittori di Bologna. L'ospite di questo nostro incontro è una scrittrice torinese, Consolata Lanza, anche una mia amica che ho conosciuto tanti anni fa al premio Assisi, e infatti lei fu una finalista di questo premio che è stato anche il veicolo per la nostra amicizia. Consolata ha scritto prima di questo libro di cui terremo guida oggi per parlare di lettura, letteratura, scrittura e vita. Prima di questo ha scritto altri 5 libri di racconti e romanzi, collabora costantemente a riviste, in particolare libri nuovi, e ha scritto racconti con i quali ha vinto premi e sono apparsi in antologie un po' in tutta l'Italia. Chiediamo a Consolata, come tutte le volte che abbiamo un ospite, di introdurci al suo libro, naturalmente all'ambiente emotivo del suo libro, e per i nostri lettori futuri, per i tuoi lettori futuri, raccontaci un po' cosa troveranno qua dentro. Troveranno 3 storie, innanzitutto, perché io penso che quello che scrivo io sono essenzialmente storie, nulla di più e nulla di meno. E 3 storie che io ho messo insieme perché mi sembrava che avessero comunque un qualche significato sotterraneo che poteva, se non unirle, almeno farle stare bene l'una accanto all'altra. C'è un crescendo cronologico, nel senso che la prima storia è ambientata, Buona il partigiano, ambientata nel periodo, nell'ultimo scorcio della Seconda Guerra Mondiale. La seconda storia, La lametta nel miele, è invece ambientata nel 1953, con poi una parte che si spinge fino all'inizio degli anni 70, e l'ultima è ambientata in un oggi, in un momento più o meno ai giorni nostri, contemporaneo. Insomma, contemporaneo, sì, con anche lì però un ritorno indietro legato agli anni 70-80, insomma un po' indeterminato, ma questo si può pensare dalla vicenda. E oltre però a questa diciamo scansione cronologica, io penso che ci siano altri temi dentro che si possono ritrovare dall'una all'altra storia. Parecchi, e mi dai proprio il destro per iniziare con le mie domande che ho preparato per questo nostro incontro. Io ho vissuto questi tuoi racconti proprio come, direi, il movente di ogni racconto è il confliggere di 2 diversità che si scontrano, incontrano, scontrano, e da qui nasce qualcosa di molto importante. Nel primo racconto c'è la donna, è una donna non più giovane, un po' selvaggia, che vive dei prodotti del suo orto, che si innamora di un giovane partigiano, o perlomeno, insomma, ha una relazione con questo partigiano ferito, lo accudisce, lo cura, lo rimette in sesto, e c'è una forte diversità di vedute anche, oltre che di età. Nel secondo ancora una donna non più giovanissima che ha una relazione con un altro giovanissimo, quindi ancora 2 diversità che confliggono. E anche il terzo, c'è questa donna che è solitaria e sotto ferreo autocontrollo, per fatti di cui ovviamente ha subito qualche trauma, che invece si tuffa nella diversità di una donna fragile, volatile, un po' pazza, che sconvolge la sua vita. Ecco, è nella esplorazione del possibile esplodere di 2 diversità che tu hai cercato di proprio indirizzare la tua narrativa in questi racconti. Tu l'hai pensata in questo modo o il movente è un altro? Sì, l'esplorazione di 2 diversità è ancora di più un tema che io credo ho affrontato anche tante volte, perché si vede che mi interessa particolarmente, che è il non incontro, cioè l'incontro che non avviene o che quantomeno non riesce a diventare un incontro reale. Conclusivo, decisivo. Sì, non mi metto neanche questi termini di conclusivo, eccetera, però incontro reale. E questo soprattutto nei primi 2 racconti.
mentre nel terzo forse mi interessava di più proprio il confronto tra le due personalità, tra i due personaggi più che personalità, sì. E quindi l'incontro ha un apparente equilibrio, insomma, raggiunge un apparente equilibrio. Sono due diversità che si sommano in questo caso, sì, però, che si sommano, decisamente. Che si scontrano fino in qualche maniera a compenetrarsi. Sì, e poi vanno ad una soluzione, che sì. È raro da trovare nella nostra letteratura. Ecco, volevo, un'altra cosa che ho notato leggendo questi racconti, è che sovente la tua visione della vita è piuttosto malinconica, non è che ci siano grandi effluvi di positività e allegria e spontaneismo, le storie sono comunque abbastanza anche tormentate, però come in tutti i malinconici, io ho trovato che anche la tua vis comica, che c'è anche, viene sempre a gala anche conversando con te, assume un'importanza tutt'altro che secondaria. Vorrei farti una piccola citazione, a pagina 153, ti sono successe un po' di cose, dico ovviamente al personaggio, non alla scrittrice, e finisce così: io lavai i piatti, poi guardai la 13ª puntata di uno sceneggiato alla televisione. Non avevo visto le precedenti, per cui sprofondai in un piacevole torpore dove belle facce lisce si baciavano, piangevano, parlavano veementi sullo sfondo di aiuole fiorite e non capii niente. Praticamente la vita. È questo davvero che pensi, che non c'è niente da capire, che è un gran casino e basta la vita? Insomma, abbastanza, sì. Penso una cosa fondamentalmente, che la vita è sempre molto più complicata di quello che appare. Più complicata, più ricca, più ricca di risvolti anche nascosti, eccetera. Però, non riesco tanto a credere nel vissero felici e contenti, nella soluzione. Sì. Mi sembra che comunque sia un po' una corsa a ostacoli, per cui dopo il vissero felici e contenti la storia, se continua, non è finita lì. No, non è finita si lì. Finisce felice, no, contenti. No. Sì, sì. Il lieto fine è sempre una questione di dove si sceglie di finire. Certamente. Allora amplio un po' più in base al discorso che abbiamo fatto la mia domanda. Perché la felicità non è letteraria? È sempre una cosa che mi chiedo e che chiedo spesso ai nostri amici che vengono a trovarci, perché effettivamente il passo attivo del lettore lo ritrova in storie tormentose o in storie che producono malessere più spesso che un gioioso canto alla felicità universale. Perché la felicità è così difficilmente letteraria, è così difficile da raccontare, invece andiamo sempre a scavare nell'animo umano scrivendo? Ma forse perché la felicità di per sé è statica e quindi è difficile raccontare qualcosa di statico, forse lo si può rappresentare con un'immagine, però con le parole è più facile raccontare un movimento, e il movimento quasi sempre è composto magari da momenti anche di felicità, ma da momenti di dolore, di difficoltà. Forse non sono io certo la prima a dirlo, la felicità è noiosa. Forse è tutti quanti, quando ci vogliamo riconoscere in una riconoscere, insomma, quando cerchiamo qualcosa in un libro, cerchiamo più di un rispecchiamento delle nostre difficoltà piuttosto che della nostra personalissima felicità. Sì, la cosa della staticità è che purtroppo la felicità è statica, è vero. E un libro, se è statico, diventa di una noia mortale, sì. Non è la sua forza. E a proposito di libri, di scrivere, di leggere, ti voglio citare ancora una volta. Senti un po' cosa scrivi a pagina 132. Non amo leggere. I pochi libri che sono entrati nella mia vita non li ho mai conservati. Trovo deprimente quel loro riempirsi di polvere in silenzio, dimenticati. Mi sembrano tanti cadaveri mummificati in attesa di un archeologo che li riporti alla luce e che non arriverà mai. Che sorte orribile starsene lì con tutte quelle parole a disposizione di un lettore che non arriva, come lettere che non abbiano mai raggiunto il destinatario. Chiaramente è un personaggio questo che parla e non certo l'autrice, per quanto sia sempre
è impossibile non drenare qualcosa di sé in quello che si scrive, però non credo che la tua visione della scrittura, della letteratura in generale sia racchiusa da queste righe, anche perché, volenti o nolenti, hai pubblicato 5 più questo libro nuovo, scrivi su riviste, eccetera. Qual è il tuo passo fondamentale per iniziare il cammino della scrittura? No, io sono una lettrice furiosa, accanita, e passionale, accanita, e soprattutto sono una lettrice felice, nel senso che i libri mi danno un piacere proprio incommensurabile. Che poche altre cose danno. Che poche altre cose che danno. Anche perché il libro è veramente l'amico dei momenti difficili, così come dei momenti belli. Sul libro si può sempre contare. E non cambia idea un libro, a differenza di un amico, lui sì, è quello. E poi comunque insomma c'è sempre, no veramente, io ricordo momenti anche brutti in cui un libro mi ha, non dico salvato la vita, ma insomma mi ha aiutato a vivere meglio. Mi piace tantissimo e mi piace anche, infatti collaboro a delle riviste perché faccio recensioni, mi piace moltissimo anche riflettere sulla scrittura, non tanto tecnicamente sulla scrittura così, ma proprio riflettere sul prodotto libro, su quello che ti dà un libro. Io ho cominciato prestissimo a leggere, ho un padre bibliofilo e appassionato di lettura che mi ha foraggiata di libri fin dall'infanzia tantissimo e poi di libri, diciamo così, tra virgolette, da grandi in età precocissima, per cui mi ha, al contrario di quello che si dice adesso, che ai bambini bisogna dare solo cose calibrate, così invece secondo me proprio affrontare storie anche importanti a 10 anni per esempio mi ha dato da leggere Malavoglia, a me mi ha messo un piacere immenso, una voglia di andare avanti. Che fortuna, io sì. A 10 anni per me esisteva solo il basket, forse è un equilibrio, insomma. Questo però ha influito sul fatto che quando ho cominciato a scrivere, e non ho cominciato subito, ho cominciato verso i 35 anni, così, per tantissimo tempo me ne sono vergognata, non osavo neanche dirlo, neanche confessarlo a me stessa, men che meno dirlo agli amici, così, perché ero convinta che se l'avessi detto più nessuno mi voleva bene, perché era un atto di hubris, proprio di presunzione furiosa. E ho messo tantissimo tempo prima di riuscire a far leggere qualcosa. Secondo me questo è stato anche un grande vantaggio per la scrittura, perché mi sono risparmiata tutto quel, sai, la prima opera, certo, che bisogna subito... Ma allora il tuo percorso da grande lettrice a scrittrice, che cosa l'ha fatto scattare? Qual è stato il movente? Perché io ho cominciato a 18 anni a scribacchiare per amore per il mio compagno di liceo intellettuale. Io per emulazione, poi ho scoperto che invece era un desiderio mio, non per emulazione. Tu come mai a questa età hai iniziato cambiando questa attività invece che questa? Beh, come per le guerre mondiali c'è una causa immediata. Secondo me io ho sempre avuto voglia di scrivere delle storie, avevo delle storie in testa, però facevo quel genere di vita in cui sei sempre in giro, sempre in tanti, sempre, non c'era mai il momento di calma, di, sai benissimo che per scrivere ci vuole un sacco di tempo e di concentrazione. Fare come Simenon che scriveva al bar. Ecco, figurati. No, poi avevo sempre gente per casa, si viveva in quegli anni molto tutti insieme, insomma. E mi è successo che ho avuto una grande debacle amorosa che mi ha... Una utile debacle amorosa. Una, beh sì, diciamo, caso, non tutto il male viene per noce. Che mi ha fatto un po' fermare, no? Nel senso di stare un po' da sola, cosa che... Sì, no, io sono sempre stata capace di stare da sola, ma non quel genere lì di stare da sola, cioè proprio quello in cui ti metti lì e affronti anche la fatica, certo, dello scrivere. E lì ho cominciato ed è stato proprio che ho capito che
anche se non l'avevo fatto fino allora, l'avevo fatto comunque nella mia testa. Infatti ho cominciato stata tutta una fase preparatoria, sì, alla scrittura. Ma ancora adesso io trovo che è così, almeno per me è così, succede che magari scrivo 3 righe al giorno e che però sono state preparate dall'inconscio, perché... Devo dire la verità, a proposito di andare all'indietro, che vengono da lontano, quando ho letto il tuo libro, che mi ha preso moltissimo subito, l'idea che Bona e il partigiano, il primo racconto, io l'avessi già letto, è stata molto forte in me. Chissà se in passato mi hai mandato qualche dattilo scritto. Ma ti dirò che... Aveva già girata questa storia. Era stata pubblicata nel mio primo libro, che però era... Che è D'amore no, D'amore nel no. 1996. Sì, che è stato pubblicato questo libro perché avevo partecipato a un concorso il cui premio consisteva nella pubblicazione di un volume proprio. E questo volume è stato pubblicato, ma non è mai andato in libreria. A me ne hanno regalate moltissime copie. Io l'ho distribuito, ma non è mai stato commercializzato. E la Simona Marino della Filema l'aveva letto e mi aveva sempre detto che avrebbe voluto riproporlo. Sì, era un vero peccato, perché è veramente un racconto bellissimo e che colpisce profondamente. Torniamo un attimo a questo tuo libro e ad una cosa che abbiamo già accennato all'inizio della nostra conversazione. Ti rivolgi molto al passato in queste storie. Il primo racconto, abbiamo detto, è ambientato durante la Resistenza, il secondo nel 1953 e anche il terzo, che è ambientato ai nostri giorni. Io però l'ho vissuto in uno schema mentale mio abbastanza temporale, in cui sono molto importanti i personaggi e la storia correlata ai personaggi è più uno sfondo che un altro personaggio. Ecco, perché nella scrittura ci si rivolge al passato? Sono solo storie, è stato casuale? E poi, perché un libro come questo si può definire moderno? Perché io lo trovo un libro moderno, non ci sono certi libri che mi rimandano a tanto tempo fa che non li vedo come un'apertura verso la storia di oggi, la giustificazione di qualcosa per oggi. Il tuo libro invece io l'ho vissuto come un libro moderno. Cosa rende un libro adatto ai nostri tempi, anche se parla di 50 anni fa? Questo non saprei, non so risponderti precisamente, anche perché a me a volte succede di trovare moderno un libro non solo che rimanda 50 anni fa, ma che magari è stato scritto 100 anni fa o 150. Tipo Gogol. Sì, o tipo la mia passione proprio assoluta, che è Dickens, che è uno scrittore che io purtroppo ho scritto solo un certo numero di romanzi, se no andrei avanti a leggere. Quella ventina di romanzi di 1000 pagine l'uno. Sì, però per me, ecco, Dickens è uno scrittore che, pur essendo così legato a un luogo, poi spazio, ma insomma, e a un'epoca, rappresenta la vita. È eterno, cioè... quindi io non so esattamente, forse perché appunto per me l'ambientazione temporale è sempre un po' non lo so, non dico una scusa, non dico una cosa laterale, però certamente non è la cosa che più mi colpisce o che mi condiziona, ecco. Mentre invece la necessità è la storia. È la storia. Tu hai detto benissimo all'inizio di questa chiacchierata che scrivi storie, sì, che è una definizione molto bella. Mi fai venire in mente un altro ospite che abbiamo avuto qua, che è Guido Conti, lo scrittore parmigiano, che anche lui è soprattutto uno scrittore di storie, anche brevi. E diceva che la differenza tra il racconto deciso a tavolino, preso così per ad esempio come una commissione editoriale, e la storia si sente moltissimo. Le tue sono storie. Io ho vissuto Bona e il partigiano, o anche Freya l'ultimo, come dei piccoli grandi romanzi, hai capito? Per cui la storia era talmente iniziata e finita che non dava la necessità della velocità, della fruizione rapida come in tante antologie che vanno di moda da Matte al giorno d'oggi, vedi. Anche perché fare un libro con 3 racconti soltanto
è una cosa abbastanza insolita. E ci parli un po' di questo editore che io ho conosciuto grazie a te, anzi, come tutte le volte approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che potete ottenere notizie su questo libro e sulle altre indicazioni letterarie dell'editore digitando www.filema.it, senza accenti, senza apostrofi, Filema, www.filema.it. Parlaci un po' di questo editore che so che ti ama molto come scrittrice. Sì. Questo editore è in realtà un'editrice, anche se nasce come cooperativa, è un editore che, una casa editrice, scusa, che è nata come cooperativa di di insegnanti e studenti di filosofia dell'Università Federico II di Napoli. E hanno cominciato pubblicando soprattutto testi di filosofia, testi universitari. Poi Simona Marino, che era una delle fondatrici, l'ha praticamente presa in mano e ha allargato il campo anche alla narrativa. Io ho avuto un felicissimo incontro con questa casa editrice parecchi anni fa ormai, direi nel 97 mi sembra che sia. Hai pubblicato 90. Il gioco della maschera, sì. Est di Cipango. Sì, ecco, il gioco della maschera è il primo e abbiamo... E abbiamo appunto fatto 4 libri insieme e a me ci sono 2 caratteristiche, a parte che ho avuto un incontro amicale molto forte con l'editrice, ma a parte quello, 2 cose che mi piacciono molto. Una è che è una casa editrice di Napoli e quindi mi piace andare da Torino a pubblicare a Napoli, a parte che mi ha permesso di fare dei viaggi, delle trasferte che sono state molto interessanti, conoscere persone molto interessanti. Poi mi piace perché questo è un rovesciamento di un cliché. Sì, infatti conosco molti scrittori napoletani che invece vanno a Torino da Einaudi. Oddio, magari non dico se mi pubblicasse Einaudi, non lo vorrei fare, però insomma sono stata contenta nel mio piccolo di aver fatto questa esperienza. Ho anche pubblicato con un'altra casa editrice campana che è Avagliano, di Cava dei Tirreni. E poi l'altra cosa che mi piace è che continua a essere una piccola casa editrice, ma diciamo in questi anni di collaborazione è molto cresciuta, quindi ho visto anche come questa casa editrice cresceva. Di qualità, lavoro. Sì, di soprattutto di visibilità, perché insomma. Perché scrive, è importante. Infatti, ed è una bella casa editrice di cui io, anche se ripeto, sei piccola, però sono molto fiero e onorata. Bene. Di essere un'autrice Filema. Ascolta, a questo proposito, a circa a metà delle nostre conversazioni, chiediamo sempre agli autori se ci leggono una pagina o qualcosa che ritengono particolarmente significativo. Io ti chiederei, come da accordi peraltro, di leggere l'incipit di questo secondo racconto che è contenuto nel libro e che dà il titolo poi alla raccolta, La lametta nel miele, per incuriosire chi ti legge. E anche il racconto che smentisce quel che è detto in quarto di copertina, perché non è un racconto di donne, ma ha un protagonista, un io narrante maschile. Giovane, beato lui. Giovane, molto giovane. Ero sicuro che il garzone della panetteria fosse innamorato di lei. Bastava vederlo quando fermava la bicicletta, mettendo un piede a terra, trafelato, una pioggerella di sudore sulla fronte tenuta sgombra dalla retina. Aveva occhi a mandorla in un viso magro, zigomi alti e il naso a becco. Magari sarebbe stato anche bello se avesse potuto permettere al ciuffo nero e lucido di planare ondoso sulle sopracciglia. Così, povero ragazzo, era solo un po' ridicolo, sempre bianco di farina, con quei polpacci sottosviluppati malgrado il gran pedalare che faceva su e giù per il paese. Però aveva un buon odore. Dalla cesta agganciata al manubrio venivano effluvi di pane appena sfornato, mischiati al sudore e alla fragranza della camicia di bucato. Devo ammettere che questo era un punto decisamente a suo favore. Guarda caso, quando lei entrava in panetteria, lui era sempre lì a riempire la cesta.
Invece di ripartire subito, ciondolava, bamblinava, lanciava occhiate alla signora Piolatto, che a sua volta gli lanciava occhiate feroci. 3 chili di biove alla trattoria della Corona Grossa, 2 alla signora Fedele, 5 di banane all'olio all'asilo, svelto che è tardi. Come se ci fosse bisogno di ripetere tutti i giorni il rosario delle consegne, le conosceva benissimo. Mi faceva pena la sua ansia di farsi notare, il gesto furtivo con cui si asciugava la fronte con il dorso della mano. Lei niente. Tutta composta nel tailleur beige, il manico della borsetta al gomito, comprava 8 biove e 2 pesche per le bambine. Contava i soldi e li lasciava sul banco con una smorfia all'angolo della bocca, come se le desse fastidio toccare i biglietti sporchi e cincischiati malgrado i guanti di pelle marrone. La signora Piolatto porgeva le brioche alla marmellata alle bambine, che se le cacciavano in bocca immediatamente. A me parevano più culi rosati che pesche. Molto bene, la scrittura si è sicuramente, anche se da questo breve estratto, potuta apprezzare, è brillante e saltellante, è veramente bella com'è. Io prendo spunto da un'altra citazione brevissima che farò per farti un'altra domanda. Leggo qualche riga da pagina 172. Per non parlare dell'Italia, non avevo opinioni politiche, né mi riconoscevo in un partito, ma scoprii che il paese era dilaniato da una specie di spaccatura, in cui una parte assisteva stupefatta e impotente alla distruzione di tutti i valori che credeva intoccabili, mentre l'altra arrembava alla conquista del potere. Che importanza ha per te la politica o fare politica in letteratura? Perché nei tuoi racconti sono le storie importanti, sembra sempre un po' in secondo piano, però in quello che ho brevemente letto adesso c'è sempre una dichiarazione, e guarda caso questo racconto è ambientato ai nostri tempi, non è Bona il partigiano. Io personalmente penso che sia impossibile in letteratura non fare politica, in modo conscio o inconscio, sempre un libro si schiera, è una dichiarazione. La pensi come me? Non sono così sicura che un libro sia sempre schierato in maniera, come dire, individuabile. Io penso che sia importante che uno scrittore sia schierato, almeno che uno scrittore abbia gli occhi ben spalancati sul mondo e abbia delle opinioni. Io ho delle opinioni, io non sono Giovanna del racconto Freya, so benissimo cosa penso, nei limiti ovviamente di quel che vale, quel che penso io. Comunque mi interessa molto la politica, non riesco a parlarne direttamente nei racconti, nelle cose che scrivo, non riesco, non voglio, non so se traspare sempre, perché certe volte, cioè anche leggendo, io non sempre riesco a capire l'autore che c'è dietro, perché tante volte la storia o il personaggio prendono il sopravvento. Questo è fuori di dubbio. Mi ricordi Valéry, una piccola citazione, concedimela, che diceva che la prima pagina la scrivono gli dèi e tutto il resto è duro lavoro. Questo sì. Quindi un personaggio ti richiede una certa disciplina che può andare anche al di là di quello che tu di quello che tu pensi. Poi a me capita quando prendo, soprattutto quando c'è un io narrante, insomma un personaggio attraverso i cui occhi questo si vede la vicenda, e di calarmi dentro e guardare attraverso i suoi occhi, quindi insomma in qualche modo cercare un'identificazione in questo senso. Più che un'identificazione, io cerco di adeguarmi al personaggio. In qualche modo alla fine comanda lui. Alla fine comanda lui, senz'altro comanda più lui di me. Questo senz'altro, perché ma non è una cosa così magica, è che tu quando crei un personaggio gli metti alcune coordinate secondo le quali poi più o meno si muove e le sceglie, tu non puoi interferire, non puoi debordare, ha una sua coerenza interna. Certo. È innegabile che ci deve essere, se no non riusciremo a scrivere. Certo, però ripeto, penso che invece
uno scrittore è molto meglio almeno che sia una persona che conosce la realtà che lo circonda e che insomma delle opinioni ce le ha. Senti, Consolata, perché La lametta nel miele? Questo me l'aspettavo. Che è un bellissimo titolo, perché è evocativo, ma come è nato, soprattutto nel racconto centrale che in qualche modo ha lo stesso titolo? Posso darti due risposte? Le uno... tutte due, e poi decido quale mi piace. Ecco, una è una risposta più seria e una un po' più scemotta, comunque. Il titolo del libro e del secondo racconto perché secondo me esprime abbastanza bene quello di cui dicevamo già prima, gli incontri in cui non c'è mai solo il miele, ma nel miele ci trovi sempre una lametta a un certo punto. Su questo sono in accordo quando ho detto che tutto è rappresentato dal confliggere di due diversità, il miele confliggere, addolcisce e la lametta taglia. E la lametta taglia, oppure tu nel secondo, per esempio, apparentemente il protagonista a un certo punto trova un vaso di miele, ma a un certo punto contemporaneamente anche trova dentro una lametta che gli impedisce poi, cioè che lo costringe a fare delle scelte. Certo. E mi sembrava che fosse abbastanza un titolo che poteva rappresentare tutti e tre i racconti, almeno diciamo insomma di alla lontana, ma insomma poteva essere evocativo per tutti e tre. La risposta scema è che è una frase, insomma un'espressione che mi ossessiona da molto, perché una volta non sono mai riuscita a capire se l'avevo sentita o me l'ero sognata, me l'ero immaginata e l'avevo sentita e mi era piaciuta tantissimo, mi aveva due cose così distanti e soprattutto mettere questa lametta nel miele, proprio nel miele. Per cui mi ha girato per la testa a lungo e poi l'ho tirata fuori per questo racconto. E credo che sia azzeccatissima, in effetti condivido anche la seconda giustificazione che tu dici, sciocca, invece non lo è per niente. Bene, io vorrei ancora leggervi qualcosa io, perché questo libro, ho trovato in questo libro un livello di scrittura veramente alto. Tu hai un dono, che è quello di riuscire a comunicare cose complesse in maniera semplice, che è la cosa più difficile che ci sia, credo. E la tua scrittura è veramente bella, quindi poi consiglio veramente a tutti di leggere questo libro, pieno di belle storie e bella scrittura. Sentite un po' questa pagina, poche righe, eh? Solo molti anni dopo, e dopo aver vissuto anch'io, capii che si può piangere per un re mettendoci dentro tutto il dolore di una vita, di troppe morti e troppe separazioni. Il rimpianto per un mondo che è sparito, per la gioventù, per le belle tette, per il corpo che attira, per la fertilità, per la possibilità di essere amati e la voglia di amare ancora. Per la faccia sconosciuta che ci guarda dallo specchio, per la perdita continua e senza recupero che è la vita, per la paura di non capire più, di non essere più all'altezza del nuovo, perché si è sopravvissuti, perché le forze mancano, i cambiamenti incalzano e non si può neanche condividere il ricordo di quello che era ed è stato spazzato via per sempre. Leggo frasi come queste e dico: Consolata Lanza è una scrittrice di serie A, quindi ribadisco a tutti di leggere La lametta nel miele, Filema editore, Napoli, quindi controllate sul sito www.filema.it tutte le attività che questo editore sta compiendo. Ringrazio Consolata di essere stata con noi e come al solito poi le chiederò di produrre una dedica al suo libro per la mia prestigiosissima collezione e chiudiamo con la nostra solita perla letteraria. Questa sera chiudiamo con, visto che ne abbiamo anche parlato con Consolata di come la letteratura serva in qualche modo a qualcosa, vi faccio questa piccolissima citazione da Peter Handke, che racconta un piccolo avvenimento nel suo diario. E dice Peter Handke:
Poco dopo la lettura di grande letteratura, mentre ne ero ancora del tutto compreso, mi incontrò qualcuno e disse: «Lei ha un'aria così riposata». Bene, ogni tanto cerchiamo un po' di riposo anche in quello che leggiamo. Grazie e al prossimo incontro.